questo non me l'aspettavo. Un tempo ci doveva essere un'intera città qui sotto. Non pensi che l'abbiano costruita gli Ob, vero? No, hanno dita troppo tozze. Ci deve essere un modo per passarvi attraverso. Hai notato com'è tutto silenzioso qui? Quasi come se... Già, quasi come se stesse per succedere qualcosa del genere. Oh, guarda, abbiamo anche un pubblico. Quella magia funziona. Beh, nessuno mi chiude in una dannata grotta. Ti arrendi? Spazzali via quei mostri! Per quanto tu li colpisca, non diventano mai più carini. Gli sparerei per delle ore. Se non ti è bastato, ne ho ancora. Grazie per essere stato un bersaglio perfetto. Meglio parare quei diavolo di colpi. Wow, un colpo evidente. Ti impressiona? Certo che sì. Continua a sparare così e ce ne saremo liberati presto. Ah, sono troppo facili da colpire. Hai superato una prova importante. Un buon capo deve sempre essere pronto ad affrontare l'ignoto e a cercare nuove vie. Della tua vittoria sulle creature della caverna si parlerà ovunque. Ritorna al santuario, così ti potrò spiegare ciò che ho appreso.
Non penso che troverai una strada alternativa stavolta. Ma anch'io so usare un po' di magia. Guarda e impara. Boo! Oh, ha funzionato. Bene, usciamo da qui, ok? Le manopole, ovviamente, si trovano nell'armeria. Ora, ogni manopola è in grado di lanciare un particolare tipo di incantesimo. Indossando una manopola differente su ciascuna mano, puoi scatenare ogni volta una devastante combinazione di poteri. Hai grande gusto in materia di manopole. Un'eccellente combinazione di manopole. Puoi quasi sentire l'odore del sole. Non è favoloso? Un sole umido, zuppo e appiccicoso. Questa è decisamente Morningwood. Spero che le persone che cerchiamo siano ancora vive. Perché non dovrebbero? Perché dopo il tramonto, questo è uno dei posti più pericolosi di Albion. Pericolo no, mi sta anche venendo un'irritazione. Dannata palude. Abbiamo fatto una bella squadra in quella grotta, eh? Era da un po' che non mi trovavo in una vera battaglia. Era proprio come combattere al fianco di tuo padre. Non ricordavo più come fosse stare accanto agli eroi.
Dovremmo esserci, o quasi. Quello davanti deve essere il posto. Cosa non darei per una bella zuppa e un bagno caldo? Fermi, chi siete? Siete uomini o piagati? Ti sei rincitrullito, ragazzo? Apri le porte. Sir Walter? Sei tu? In persona. Adesso ti decidi a farci entrare o no? Certo, sì, ma certo. Aprite! Dite al maggiore Swift che c'è Walter! Benvenuto, Sir Walter. Signore. Eccolo lì. L'unico e solo maggiore Swift. Oh, Walter! Che diavolo ci fai tu qui? Siamo venuti a cercare te, con una proposta. Così sei qui per farci una proposta? Ma tu guarda, io pensavo che volessi salvarci dalle legioni dei dannati. Ben fin! Mi fa piacere vederti. Immagino quindi che le leggende su questo posto fossero vere. E come? Non ho mai visto così tanti piagati nello stesso posto. Sono settimane che siamo qui a cercare di eliminarli. Ma siamo soprattutto noi a finire eliminati. Abbiamo perso ottimi uomini la scorsa notte, compreso il tenente Simmons. E i bastardi torneranno. Logan vi dà sempre gli incarichi migliori, non è vero? È anche di questo che volevo parlarti, a dire la verità. Questo è... il principe, sì. Ti spiegherò. Per ora consideralo solo un altro paio di braccia. D'accordo. Il capitano Finn ti porterà al mortaio. Ci serve proprio qualcuno là sopra. Raggiungimi sulle mura quando vuoi. Ti presenterò il soldato Kekule, così chiamato perché è la canaglia più fortunata del forte. Starai a quel mortaio tutta la notte. Prima dai un'occhiata in giro, fai due chiacchiere. Non fa mai male conoscere chi ti copra le spalle.